in che modo vuole rivoluzionare il rapporto tra maggioranza e opposizione? Noi usciamo da una stagione in cui si è lavorato, secondo me, non nell'interesse della città, e onere di chi governa, e onere di chi governa coinvolgere le forze attive della città e le minoranze che non vincono le elezioni. E lo spirito con cui io conto di, spero, se vincerò le elezioni, guidare la città, è proprio quello di provare, se avranno voglia loro, di partecipare al processo di ripartenza economica di Torino, che mi sembra la vera grandissima priorità del nostro territorio. Questo è lo spirito che ci ha animato in questa campagna elettorale. Noi non rispondiamo alle provocazioni, parliamo dei temi della città, parliamo alle cose che interessano i torinesi, parliamo di Torino e parliamo ai torinesi, e questo sarà non solo uno stile di campagna elettorale che proseguiremo fino alla data del ballottaggio, ma soprattutto sarà uno stile di governo qualora venissimo chiamati dai torinesi a dover in qualche modo guidare i prossimi anni.